Sono già approdate sulla stampa storie di lavoratori che hanno perso il lavoro per colpa di ChatGPT. Ma nessun lavoratore viene licenziato da un'intelligenza artificiale, stampiamocelo in testa. È vero invece che viene licenziato da un manager che consapevolmente decide di automatizzare attività svolte in precedenza da esseri umani. Questo non significa che il lavoro manterrà gli stessi standard. È comunque prevedibile che per molte aziende la riduzione dei costi varrà un calo di qualità. Sono Nicoletta Prandi, giornalista e autrice. Mi occupo di politica e di impatto sociale dell'innovazione. Questo è Non avrai altro Dio, il podcast che firmo per Senza Filtro. Insieme passiamo al setaccio le rivoluzioni che l'intelligenza artificiale impone al mondo del lavoro e dell'umano, per capire come sopravvivere al cambiamento e sfruttarne i venti a favore. Come ho raccontato nella puntata precedente di Non avrai altro Dio, i chatbot conversazionali sono un mix di ChatGPT e funzionalità accessorie, che servono a gestire una conversazione tra azienda e cliente dall'inizio alla fine, senza ricorrere a risorse umane. Sono bravi a farlo? Possono essere utili? Dipende. Senz'altro, il loro uso comporta due conseguenze. La prima riguarda le aziende ed è di tipo reputazionale. È già ampiamente dimostrato come ChatGPT produca le cosiddette allucinazioni, risposte con contenuti che non corrispondono al vero. Se a dire falsità artificiali però è un'azienda tramite chatbot, la storia cambia. Non parlo dei chatbot con risposte inutili perché preconfezionate, ci abbiamo tutti a che fare quando parliamo con le compagnie telefoniche o con la banca, ma di sistemi evoluti che hanno la pretesa di pescare in un mare di informazioni aggiornate quasi in tempo reale. La seconda conseguenza riguarda la precisione. Un cliente non si rivolge a un'azienda come se stesse facendo una ricerca su Google. Lo fa perché ha un problema specifico personale, altrimenti basterebbe consultare internet. I chatbot dovrebbero quindi essere programmati per accedere ai dati interni aziendali e a quelli specifici del cliente. Un azzardo, oltre che un affare oggi tecnologicamente complesso. Esistono invece impieghi efficaci dei chatbot. Ad esempio, se un cliente chiede un rimborso, è opportuno che sia un agente umano a prendere in mano la decisione, interrompendo la conversazione automatizzata. Il chatbot può essere d'aiuto nell'iniziare a scrivere una risposta concisa e circoscritta, facendo risparmiare tempo di scrittura all'agente e passandogli la linea al momento giusto. Se un'azienda è interessata a sfruttare al meglio sistemi conversazionali automatizzati, le parole chiave non possono dunque essere che integrazione ed equilibrio. C'è però una buona notizia: i chatbot funzionano anche al contrario. E se fosse un cliente a voler usare il proprio chatbot, il tempo lo vogliamo risparmiare anche noi. Quanti minuti perdiamo navigando sui siti in cerca di contatti per risolvere una controversia? Per non parlare dei minuti di attesa al telefono ascoltando musica orribile nella speranza che qualcuno ci risponda. Ebbene, si può fare. Le app conversazionali al servizio dei clienti oggi funzionano per lo più con poche lingue, soprattutto inglese. Ti faccio l'esempio di Do Not Pay, conosciuta per aver provato a far entrare un avvocato virtuale nelle aule di un tribunale inglese.
il sistema fa tutto al posto nostro. In modo automatizzato chatta e parla con il servizio clienti di un'azienda, risolve contratti, spunta sconti sull'abbonamento, contesta le multe, cancella il nostro indirizzo mail dagli abbonamenti involontari e sgraditi. Pare abbia un tasso di efficacia notevole e un prezzo basso, $36 al trimestre. Osservo Do Not Pay e penso alla legge del contrappasso. Ci siamo dovuti sobbarcare il lavoro invisibile di una vita digitalizzata. Scaricare decine di app per pagare multe o per accedere ai servizi. E adesso possiamo rispondere con la stessa moneta. Digitale e artificiale, ovviamente.